Nella seduta del 7 ottobre il Consiglio regionale ha commemorato le vittime sul lavoro e ha convalidato i consiglieri eletti il 26 maggio scorso. Nella stessa seduta l'Assemblea ha approvato la legge che riduce i revisori delle aziende sanitarie e poi, dopo un'ampia discussione sugli assegni di studio, ha dato parere favorevole su una mozione che impegna la Giunta a pubblicare i bandi e a diminuire il limite ISEE previsto in precedenza. In chiusura, il Consiglio regionale ha varato il provvedimento sulla semplificazione amministrativa, che prevede più trasparenza, tempi certi e veloci e la digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi. A Palazzo Lascari si è svolta una giornata di formazione per insegnanti per presentare le tracce che gli studenti delle scuole piemontesi dovranno sviluppare per il progetto di storia contemporanea promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Si è conclusa con la premiazione dei 43 partecipanti la Turing International Summer School, progetto promosso dalla Consulta Europea in collaborazione con i più prestigiosi organismi internazionali che si occupano di formazione e ricerca. Visita studio a Bruxelles per 32 studenti di istituti superiori del Piemonte, vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei. Il gruppo ha visitato le istituzioni europee proprio nel semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Torino ha ospitato la due giorni del Festival dell'Oralità Popolare, con decine di esperienze di socialità che stanno crescendo in tutta Italia. Musica, danze e una cena multietnica per 180 persone hanno riempito di allegria Piazza Carlo Alberto.